L'incognita di un mondo nuovo che va costruendosi secondo strategie pensate da un gruppo ristretto capace di gestire i punti nevralgici dello sviluppo. La forza condizionatrice di chi sa gestire la comunicazione, che sta diventando ormai lo strumento vero e concreto della gestione del potere. I meccanismi delle cosiddette fake news, costruite ad arte per condizionare l'opinione pubblica e farla convergere verso pensieri utili a rafforzare linee strategiche precostituite. Insomma, un mondo distopico che ricalca i profetici racconti di Orwell sembra prospettarsi laddove il singolo cittadino appare impreparato ad una simile offensiva, restando vittima della manipolazione dei cosiddetti poteri forti. Il Lions Club di Vibo Valentia, ponendosi questi dubbi, ha voluto discuterne con esperti di comunicazione e strategie di intelligence, offrendo ad un gremito pubblico coinvolto ed interessato una interessante serata che ha prospettato una visione alternata tra pessimismo e fiducia, tra diffidenza e speranza, tra incertezze ed aspettative di un mondo che sia migliore. C'è un mondo futuribile in mano alle macchine o ancora l'uomo ha il suo spazio? Bisogna vedere, da quello che ci circonda c'è necessità di più democrazia, più educazione. Come diceva Steve Jobs, baratterei tutta la tecnologia che possiedo per una serata con Socrate, perché il valore del pensiero deve prevalere su quello della tecnica. È una società in crisi perché stanno cambiando i modelli di riferimento? È cambiata la cultura. Prima noi intendevamo con la parola cultura la conoscenza del passato, mentre oggi invece si identifica con la capacità di prevedere l'avvenire. E su questo ci dobbiamo misurare, dobbiamo interpretare la realtà per quella che è, non per quella che noi vorremmo fosse o quella che noi leggiamo con codici superati, perché la realtà è davanti a noi, però noi non la vediamo. Quest'ultimo lavoro è per disegnare la situazione attuale, pensando però alle prospettive future. Oggi credo che il fenomeno più rilevante sia la disinformazione, che è l'emergenza educativa e democratica di questo tempo, per cui dobbiamo capire che questa si materializza attraverso un eccesso di informazione da un lato e un basso livello di istruzione sostanziale dall'altro. In questo cortocircuito può succedere di tutto e sta succedendo di tutto.